Nara Berti. Buonasera a tutti. Io mi sono scritta le cose perché in 2 minuti volevo essere sintetica. La politica è stata la mia prima passione e non l'ho mai tradita, anche se non è mai diventato il mio mestiere. Sono stata assessora a San Lazzaro con il sindaco Bacchiocchi, ora sono segretaria del circolo PD Murri e consigliere di quartiere di centrosinistra. Lavoro a San Giorgio di Piano, dove dirigo l'Unione Reno Galliera. Ho 2 figli, Viola ed Eugenio, e vivo a 2 passi da qua. Nei 5 anni di consigliere di quartiere ho cercato di essere un punto di riferimento per i cittadini, ascoltandoli e provando a risolvere insieme i problemi. È così che è iniziata l'esperienza con i volontari e le volontarie di I Love Santo Stefano, con la verniciatura delle panchine dei tuboni di Piazza Carducci e del comitato Frutti di Bosco, con la ripulitura dei graffiti di Via Lamponi, che ancora resiste. E soprattutto del giardino Oliviero Livi di Chiesa Nuova, dove con nostra grande soddisfazione abbiamo riportato alla luce le incisioni delle vie dell'acqua di Bologna. Tutte attività che sono state svolte in collaborazione con il Comune di Bologna, che proprio partendo dalla nostra esperienza, dalle nostre sollecitazioni e pressioni, ha approvato il regolamento per la cura dei beni comuni, con lo scopo di facilitare e favorire iniziative di cura dei beni pubblici. Se, come spero, la lista di centrosinistra vincerà e ci vuole l'impegno di tutti, perché in questo quartiere è un'impresa difficile ma per questo molto appassionante, e io verrò eletta, continuerò su questa strada, a iniziare da questo parco, la Lunetta Gamberini, parco bellissimo e molto affollato. Insieme, con l'aiuto del comune e del quartiere, dobbiamo renderlo più bello, accogliente e sicuro. Ci sono lavori di manutenzione da fare, a cominciare dalla copertura sintetica del campo di allenamento di calcio. Votateci, votatemi per costruire insieme un quartiere più bello. Bravo.